Ci troviamo all'interno del padiglione Berti di Sesto Fiorentino, dove sono collocate le pitture a olio e disegni del noto artista contemporaneo Francis Bacon. Nell'altra sede espositiva, la soffitta Spazio delle Arti, è presentata una sezione dedicata alle fisionomiche di altri artisti contemporanei, con quadri che vanno da Warhol a Basquiat. Ben 93 disegni e 6 pitture a olio dell'artista Francis Bacon, messe a confronto con le 35 opere degli artisti contemporanei. Francis Bacon ha segnato un punto di non ritorno nella storia dell'arte. Da individualista estremo ha avuto il coraggio di riprodurre in tela gli aspetti dell'animo umano che non si possono vedere ad occhio nudo, gli aspetti più nascosti. Le 6 pitture a olio all'interno della mostra ci forniscono un assaggio di quella che è la trasposizione dell'inquietudine interiore attraverso la creazione di immagini. La trasfigurazione di corpi, il ritratto di animali o l'uso del colore e del segno lo dimostrano. Il corpus delle opere qui esposto non sarebbe stato possibile senza la generosità e l'ampia disponibilità della Fondazione Calla Ghironda di Zola Predosa, in provincia di Bologna, e nello specifico nella persona del collezionista, il professor Francesco Martani, il presidente del Museo d'Arte Moderna di Zola Predosa, che ci ha dato la possibilità di esporre un artista del calibro di Francis Bacon nel comune di Sesto Fiorentino. Nei 93 disegni esposti si ammirano soprattutto le riproduzioni quasi anatomiche dei volti, tratti del viso svuotati della loro carnalità e raffigurati come maschere con orbite vuote e cavità. Una degli aspetti più interessanti di questa mostra è la parte relativa ai disegni, alle opere grafiche. I 93 disegni di Bacon ci mostrano uno degli aspetti meno conosciuti al vasto pubblico. Fino a qualche decennio fa si credeva che Bacon non avesse prodotto disegni, in quanto è risaputo che il suo modo di operare e di affrontare i soggetti viene fatto direttamente con il pennello e con il colore sulla tela. Bacon disegnava soprattutto quando si trovava lontano dallo studio londinese, quindi quando era in viaggio, e questa parte dei disegni infatti risale agli anni 50, fra il 1951 e il 1960, mentre altri 40 disegni hanno una datazione che porta la data 1982. Nella vita di Bacon questi sono i periodi in cui lui ha viaggiato, soprattutto i soggiorni africani a Tangeri, e vediamo come i disegni siano la parte più intima, più intimistica, che Bacon ha sempre tenuto lontano dal mondo delle gallerie e per questo meno conosciuti dal pubblico. In questi disegni viene esemplificata la trasfigurazione del corpo umano che Bacon ha inaugurato con la sua arte. Egli ha avuto il coraggio, come pochi nella storia dell'arte, come Picasso, Munch o Duchamp, di spezzare le corde della storia dell'arte. Ha inaugurato la dissacrazione del corpo umano. I disegni servono a studiare la fisionomia della gente e nei quadri si vede l'amore che Bacon
ha per il prossimo. In questi quadri, che sono soprattutto i quadri, le pitture, sono degli anni 50, 52, 55, ma poi Bacon ha portato sempre avanti questo modo di studio della persona umana. E in che modo l'ha portato avanti? Dissacrandolo, scuoiandolo. Quando noi guardiamo un'opera di Bacon vediamo che gli amplessi, vediamo una dissacrazione, uno scuoiamento del corpo umano. Ma perché? Perché lui in apparenza distrugge, si butta sul corpo umano, ma cerca di carpirne l'interiorità, lo stato d'animo, che è la cosa più importante. Lui voleva in fondo, cosa voleva? Amare per essere amato. Voi non trovate neanche un disegno con un bel viso, un viso stupendo. La dissacrazione, lo scuoiamento dell'uomo per arrivare al punto focale, all'animo, all'interiorità. È proprio questa opera grafica uno degli aspetti più interessanti e meno conosciuti dell'artista, poiché Bacon tenne per gran parte della sua vita i disegni lontano dal mondo delle gallerie, considerandoli la sua produzione più intima e il mezzo per veicolare le sue più segrete fantasie. Francis Bacon è difficilmente ascrivibile a delle correnti artistiche definite, è un grande isolato. Possiamo dire che è un realista, perché sicuramente parte sempre dal dato reale, ma è quel realismo mostruoso che sconvolge lo spettatore. Non siamo abituati a vedere certe morfologie anomale che, pur partendo dalla realtà fisionomica, ci arrivano a una trasfigurazione che di umano ha molto poco. Teste che sembrano scorticate, che sono state private delle cavità, delle orbite, della bocca stessa, mentre altre volte la bocca, che è uno dei tratti distintivi e caratteristici di Bacon, assomiglia a un ghigno, a una risata cavernosa. Tutto questo inaugura la dissacrazione del corpo umano e c'è sempre una tensione forte fra l'originale e ciò che viene prodotto. La pittura di Bacon segna un punto di non ritorno, una vera e propria rottura nella storia dell'arte. Sono quadri di estrema bellezza, quella terribile bellezza, come viene definita l'arte di Bacon. C'è tutta la potenza autodistruttiva di un impulso esistenziale, di un tormento interiore che Bacon rovescia sulla tela. Anche l'iconografia, pur partendo sempre dal dato reale, viene trasfigurata, si abbandona ogni riferimento alla realtà descrittiva e naturalistica per arrivare a una pittura di grande potenza e di grande espressività. Ci troviamo all'interno della sede La Soffitta Spazio delle Arti, dove è presentata la sezione dedicata alla fisionomica. Questa sezione rappresenta ben 35 opere di altri artisti contemporanei. Questa sezione dimostra come moltissimi artisti dopo Francis Bacon hanno fatto tesoro della sua conquista, condividendone i principi di fondo e ricollegandosi quindi ai suoi caratteri stilistici. Non si tratta di copie o rivisitazioni, ma l'intento è quello di creare delle suggestioni evocative accomunate dal fatto che l'arte è espressione di una propria espressività emotiva e di un impulso esistenziale. La fisionomica, come esprime il termine, è la deduzione del carattere morale o psicologico in base ai tratti del nostro volto. Ecco perché queste 35 fisionomiche ci possono parlare dei grandi temi dell'esistenza e della contemporaneità, la fugacità della vita e il dolore dell'esistenza. Thank you.
sono partito e siamo partiti da un concetto che Bacon parlava di se stesso nelle tante frasi che diceva, una in particolare mi ha impressionato, ed è quando lui afferma che quando non esisterò più, gettatemi nelle fogne perché è lì che devo restare. Ecco, da lì abbiamo creato un tunnel di ingresso dove lo spettatore si apre alla mostra, un po' labirintica, però è un po' il concetto.